benissimo. Con queste batterie extra dovrei essere in grado di fornire allo scudo di calore abbastanza energia per resistere alla lava. Ma lo scudo ha ancora dei limiti. Non può resistere a temperature superiori agli 800 gradi. Quindi tenete d'occhio la barra. Non voglio pensare a cosa succederebbe allo Zoomer se lo scudo dovesse cedere. Già, lo scudo. Cosa? Lo Zoomer? Ehi, a noi chi ci pensa? Non potremmo cercare una via più sicura per raggiungere la cittadella? Ascoltate, ho sparso altri palloni refrigeranti nel condotto. Potrete usarli per mantenere bassa la temperatura. E non dimenticate di attivare il teletrasporto al laboratorio del Saggio Giallo. Contiamo su di voi. È terribile. Papà non si trova più. Credo che Gola e Maya l'abbiano rapito. Rilassati, dolcezza. La situazione è del tutto sotto controllo. Sotto controllo? Le truppe dei Larger continuano ad aumentare. I saggi sono stati rapiti. Gola e Maya hanno abbastanza eco oscuro per completare il loro piano. E per fermarli volete combattere fino ad arrivare alla loro cittadella? Beh, sì. Ecco, più o meno. Dovete liberare mio padre prima che sia troppo tardi. E Jack, sta attento. Certo, staremo attenti. Oh no.
noi siamo felici di vederti. Ti hanno messo a pulire per terra ora, eh? Non è il momento di scherzare, Dexter. Gol e Maya ci hanno rapito per assorbire le nostre energie e dare potenza alla loro terribile macchina. Sembra che abbiano montato ciò che rimaneva di un robot precursor con alcuni manufatti trovati scavando nella zona e che quindi abbiano aggiunto altre diavolerie create da loro, dando vita ad un mostro in grado di aprire i silos dell'eco oscuro. Se riesci a liberarci tutti e quattro, potremo unire i nostri poteri e distruggere lo scudo energetico intorno al robot prima che possano distruggere il mondo. Alla fine siete arrivati a salvarmi. Sapete da quanto tempo sono qui? Perché ci avete impiegato tanto? Bene. Dunque, come vi chiamate? Io sono Dexter. Lui è Jack. Ecco me. Bel lavoro, Dexter. Sei un vero eroe. Ecco, devi evitare che Gol lanci il suo robot. Io utilizzerò, vediamo un po', il mio potere dell'eco per aprire lo scudo. Yeah!
Ragazzi, Samos aveva ragione su di voi. Già, bel ammasso di metallo precursor. Quella pericolosa creatura meccanica non dovrà mai riuscire a sprigionare il suo terribile potere. Quindi proverò a mettere in funzione lo scudo, creando un condotto d'energia tra me e l'enorme varco che si trova al di sotto di essa. Ah, bravo, ce l'hai fatta. Allora noi andiamo subito a cercare aiuto. Molto strano.